Grazie. Allora, visto che appunto siete tante, io farei di nuovo un piccolo, così, una spiegazione di che cos'è questo gruppo di appassionati di Laboria Maglia, che si ritrova in museo. Abbiamo cominciato nel 2008 con l'idea che venire a fare maglia insieme nella sala del museo potesse essere un modo di condividere questa passione, questo hobby che ci lega, e il modo anche di conoscere meglio gli spazi di questo che è il Museo Civico, il Museo della Città, che conserva quindi le raccolte e le memorie della nostra città. Gli incontri, vengono a cose più tecniche, si svolgono ogni primo sabato del mese. Ogni volta è necessario prenotarsi, cioè non ci si può prenotare una volta per sempre, perché avendo una capienza limitata, come vedete, di posti, ci sono ragioni di sicurezza, ogni volta riprendiamo le prenotazioni da capo. Ogni anno noi facciamo un progetto tutti insieme, distribuiamo la mappa che da 2 anni ci è offerta da Coas Cucirini, che è questo marchio leader della vendita di filati e non solo. Tutti gli anni siamo sempre riusciti ad arrivare alla fine del progetto con un grande successo. Abbiamo pensato che creare insieme degli oggetti piccoli, quindi abiti per bambini, accessori, oggetti per la casa, da poter vendere dentro il bookshop del museo, poteva essere un modo di comunque lavorare maglia insieme, di imparare anche cose nuove e poi un modo per autofinanziare l'attività. Parallelamente, per avere alla fine dell'anno un momento di festa tutte insieme, che ormai è una tradizione ed è legato all'inaugurazione di un'installazione, proponiamo di ricoprire le 2 cancellate laterali del cancello di Palazzo Madama, qui sulla lavagna, non so se la vedete, ma poi potete poi avvicinarvi. Ho messo il rilievo, diciamo, del cancello, e coprire le aste verticali di metallo di questi 2 cancelli laterali che non vengono mai aperti di sciarpine di lana colorata, in modo che sia un'installazione per Natale bella colorata da presentare alla città e insomma un momento di condivisione anche per noi per fare festa. Potete come sempre portare il vostro lavoro da casa se non siete interessati, non avete voglia, non ve la sentite di aderire al progetto, oppure rimane questo progetto della cancellata, per cui noi distribuiremo della lana. Oggi chi ha scelto di fare il cancello magari riceve un gomitolo come questo di lana proprio chunky, molto spessa, e magari ecco, con questo gomitolo con cui mi fate il cappello, è un gomitolo sottile di casa vostra, lo usate per fare queste sciarpine che servono per il cancello. Quest'anno ci costringe un po' di più, non riusciamo a sbizzarrire tanto la nostra fantasia, però insomma all'inizio tutte le novità comportano un po' di perplessità, però poi piano piano ci adatteremo anche a questo nuovo indirizzo. Noi siamo specialiste in borse, sì. ne abbiamo fatte 25 di lana. Ancora prima di iniziare il progetto con Madama Nini. Sto facendo un gilettino da neonato, come ha detto che si chiama questo punto, non mi ricordo. Punto a costa. Che è una bella... pensare di fare queste cose tutti insieme, perché ci uniamo, facciamo amicizia e facciamo tante belle cose con la lana. Io ho scelto per fare le borse, dei quadrotti per le borse, che piace molto perché ho già fatto delle borse in passato. Ma per me è una novità e comunque è un momento di aggregazione molto bella. E si impara a fare qualcosa che in realtà non avrei potuto altrimenti imparare. Per il progetto di quest'anno sono molto contenta perché è una cosa utile, visto che appunto la crisi si fa sentire, quindi per autofinanziamento direi che è un'ottima cosa, ecco. E poi anche questo progetto, come quello di tutti gli anni scorsi, è un modo di aggregazione, di conoscenza, infatti ho conosciuto un sacco di persone e io come progetto ho scelto di collaborare per la cancellata, per abbellire la cancellata e poi il cuscino per la vendita, insomma, comunque una bella iniziativa, dovrebbero estenderla a tutta Italia, insomma, anche per far conoscere comunque il patrimonio artistico.